Live non è la D'Urso. Marco Carta chiede scusa a Barbara D'Urso. Nella penultima puntata di Live non è la D'Urso, tra i vari ospiti era in programma anche Marco Carta, che frequentemente si reca nei salotti di Barbara D'Urso. Tutti i telespettatori però hanno notato che qualcosa è andato storto e che Carta non è più stato in trasmissione. Un fuori onda mostrato da Striscia la Notizia ha fatto emergere però una verità molto diversa da quella raccontata dalla conduttrice. Nella puntata di Live non è la D'Urso sarebbe dovuto essere presente anche Marco Carta. Al momento del suo ingresso in studio, Barbara D'Urso ha spiegato al pubblico che purtroppo il cantante aveva avuto diversi problemi con l'aereo che l'avrebbe portato a Milano. È sembrato quindi di capire che Carta l'avesse perso. In verità però la cosa è già sembrata strana a molti telespettatori, perché si era già fatto tardi a causa del prolungarsi dell'intervento di alcuni altri ospiti. Striscia la Notizia ha svelato che i sospetti del pubblico erano appunto fondati. Infatti Marco Carta non avrebbe mai dovuto prendere nessun aereo perché a causa dell'emergenza sanitaria non era previsto che fosse in studio di persona. L'ospite della D'Urso era collegato, come molti altri da casa, e stava aspettando il suo momento da ore. Un fuori onda mandato in onda a Striscia la Notizia ha mostrato che Barbara D'Urso è andata a parlare con Ivan, il suo autore, dicendo che ormai non c'era più tempo per ospitare anche Marco Carta. Dalle parole della conduttrice si è intuito che fosse lui l'ospite più superfluo tra quelli previsti in scaletta e che quindi sarebbe stato meglio far saltare la sua ospitata. Barbara ha poi chiaramente detto ad Ivan che avrebbe parlato al pubblico di alcuni problemi con il volo verso Milano del cantante. Ovviamente la reazione di quest'ultimo non si è fatta attendere. Il programma di Antonio Ricci ha poi mostrato l'altro lato della medaglia, ossia la reazione di Marco Carta, dopo le parole di Barbara D'Urso. Il cantante sardo ha dato della deficiente alla conduttrice perché lui aveva passato l'intera serata in collegamento e ha inoltre sostenuto che la domenica successiva non si sarebbe presentato tra gli ospiti del programma. Carta ha poi sottolineato che se ci sarà una prossima volta Live non è la D'Urso, lui vorrà essere pagato il doppio. Sarebbe un modo di scusarsi da parte della conduttrice per questo trattamento. Queste ultime parole smontano inoltre quelle di Barbara D'Urso, che ha sempre sostenuto che i suoi ospiti si presentino in trasmissione a titolo gratuito. Marco Carta, sempre nel fuori onda, ha attaccato Barbara perché avrebbe dovuto prendersi le sue responsabilità, dicendo di aver fatto parlare troppo a lungo gli altri ospiti. Quello del ritardo nel volo è stato quindi un affronto che il cantante non è riuscito ad accettare. La vicenda però ha avuto uno sviluppo nella puntata di ieri di Live non è la D'Urso, con la riconciliazione del cantante e della conduttrice. In studio dunque la nuova ospitata di Marco Carta è iniziata con Barbara D'Urso, che ha mostrato il biglietto aereo del cantante. Dopo aver fatto vedere al pubblico che quindi non era previsto un collegamento da parte di Marco, ma una sua effettiva presenza in studio, Barbara ha invitato Carta a spiegare la situazione. Quest'ultimo ha iniziato a raccontare la sua versione dei fatti. Secondo lui, per lasciare la Sardegna e arrivare a Milano, che è considerata una zona maggiormente rischiosa per via del contagio da coronavirus, ci vuole un'autorizzazione specifica da parte della regione. Si tratta quindi di un documento che attesta che si sta viaggiando per lavoro e che non se ne può fare a meno. Marco Carta non era a conoscenza di questo dettaglio e così si è presentato in aeroporto, con l'autocertificazione non sufficiente per farlo partire. Barbara D'Urso ha quindi confermato questa versione, dicendo che per questi motivi l'ospitata di Marco è saltata. Il cantante ha chiesto scusa per aver definito deficiente la conduttrice, ma ha spiegato che purtroppo i motivi sono legati al brutto periodo che sta passando. Infatti la nonna di Carta ha perso la vita da poco e per lui era come una mamma, visto che non è stato cresciuto dai genitori, ma proprio da lei. Voi che cosa ne pensate? Dato che dai fuori onda sembrava che la situazione fosse molto diversa, ritenete che questa nuova versione sia stata organizzata appositamente? A voi commenti!
Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.